Allora, qui siamo in via Calvario. Il nome suo vero antico è Hort de Christ. In dialetto Hort de Christ. Pare, non nessun riferimento, secondo me, nessun riferimento al nostro Signore Gesù Cristo, sì, sì. Ma riferimento è al proprietario di un terreno che stava qui alla nostra destra guardando in giù, e di uno che si chiamava la famiglia, il ceppo familiare era quello di Cristo, lo chiamava, perché noi poi anche qua approfitto di questa situazione per quando noi diciamo il soprannome con cui viene individuato un punto familiare, non c'è niente di dispregiativo, anzi c'è una carica di affettuosità, di partecipazione, perché prima i cognomi quasi nessuno li conosceva, cioè le persone o le famiglie venivano individuate sempre tramite questi soprannomi, quello di Cristo, per esempio la famiglia mia, quelli di Veronica, perché c'era una Veronica forse nel mio albero genealogico, eccetera, e quindi è un fatto, non era offensivo, normale. No, assolutamente, assolutamente. Così qua questo si dice così, l'Hort de Christ, perché io mi ricordo per esempio che anche il direttore della scuola d'avviamento, non mi viene in questo momento, comunque il direttore della scuola d'avviamento, quando io insegnavo alla scuola d'avviamento, mi diceva andiamo a cogliere i fichi all'orto che ho là, perché aveva un orto qua a fianco, dice andiamo a cogliere i fichi all'orto di Cristo, all'orto di Cristo e non sulla strada, che questo poi la scalinata ha preso il nome, cioè che una parte di quella zona, e lui andava là perché dice ci sono dei fichi ottimi, ottimi, odorissimi, il direttore odorissimo, faceva il direttore della scuola d'avviamento, quando io ero alle prime armi come insegnante, quindi sto parlando del 55-56, là mi diceva andiamo a cogliere questi, perché, e andavamo a quest'orto che aveva lì a fianco, ed era la zona, lui pur la chiamava così, l'Orto di Cristo, andiamo all'Orto di Cristo. Però è difficile risalire all'origine di questa denominazione, perché ci sono parecchie ipotesi che contrastano spesso con... Comunque, siccome c'è un aggancio con il termine Calvario, deve essere tutto sommato riferibile a qualche evento o qualche diciamo stanziamento qua di qualche ente religioso. Però altri dicono invece che si riferisce agli orti che stavano qui alla sinistra guardando la scalinata verso l'alto, perché c'erano effettivamente qui a fianco, c'erano queste case attaccate una all'altra, costruite in questa linea ripida ma insomma retta, e a fianco ogni abitazione aveva un piccolo suolo che veniva adibito, come allora succedeva, ad orto per i fabbisogni familiari. Qua c'era il telegrafo, tra i tanti servizi che allora erano a disposizione dei cittadini casolani, cosa avveniristica per quei tempi, adesso sembra che non so, il telefono, l'ufficio del registro, la pretur, sembrano cose quasi scontate, o invece allora erano uffici o servizi fondamentali. Qua c'era per esempio il telegrafo, cioè chi doveva ricevere o fare un telegramma doveva venire qua a ricevere il telegramma, c'era la telegrafista, il titolare doveva essere, era una persona un po', il titolare dell'ufficio era una persona importante, singolare, che si chiamava Don Gettulio, era un socialista, era forse l'unico socialista
che si dichiarava tale durante il fascismo qui a Casoli. Tant'è vero che questo povero Don Gettullio veniva, era stato perseguitato, con, naturalmente forse non col bot, ma con l'olio di ricino di sicuro, gliene avevano dato tanto nel 24-25 qua a casa. E poi successivamente, io mi ricordo questo, noi avevamo quasi paura di questa figura quando passavamo qua. Perché? Perché l'alone che si era creato, no? che aveva creato quella sua fama di essere socialista, che doveva essere un sovversivo, cioè che era contrario al fascismo, e quindi si era creata questa nomea di uomo pericoloso, perché quando, mi dicevano sempre, quando per esempio Mussolini per un motivo o un altro passava non da queste parti, ma col treno a San Vito per esempio, due giorni prima venivano qua i carabinieri, prendevano questo povero Cristo, mo ritorniamo, povero Cristo, da qua, Don Gettullio, lo portavano in caserma, lo trattenevano come uomo pericoloso, era un sovversivo ed era stato perseguitato molto dal fascismo e poi dopo, penso che appena dopo, forse la fine della guerra, è morto, insomma, morto. Quindi era anziano? Era anziano, sì. Qua siamo alla antica pescheria, in via Michetti. E cosa mi volete dire di questa pescheria? Com'è nata? Cosa si ricorda di questa pescheria? Veramente tutta questa zona è una zona che è stata bonificata dal barone Moserricci nel 1930-33. Qui c'erano delle casupole. Lui aveva tolto tutto e costruito, per esempio, questo giardinetto che c'ha qua a fianco, che ora si chiama Villa San Francesco. Ecco, allora chiamavamo noi ragazzi la villa, abbiamo la villa, insomma, però comunque era questo spazio. C'erano delle belle, dei sedili che erano assecondavano le curve del corpo. Ergonomici. Ci si poteva sedere. Qua in questa nicchia c'era, siccome la pescheria e il tutto era stato costruito nel 1933-34, nei primi anni 30, e allora imperava in Italia, come tutti sanno, il fascismo, quindi bisognava marchiare, per così dire, le opere che si facevano con dei simboli fascisti, e qua c'era proprio incastonato in questo muro un fascio littorio che era un simbolo del fascismo di allora, che richiamavano i fasci degli antichi romani, fasci littori, eccetera eccetera. Poi appena dopo il 43-44, insomma dopo la fine del fascismo, subito qualcuno aveva provveduto a rimuovere quel simbolo, lasciando il tutto come questo scarcio sembrava disdicevole. Allora, questa è la verità, sono stato io che quando ultimamente ero consigliere comunale, quando abbiamo rifatto le targhe per i numeri civici nelle abitazioni, avevo pregato la ditta di Cola, che è originaria di Casoli, che però lavora a Guardia Nera, di farmi qualcosa per riempire questo vuoto. E ho scelto una poesia, che era poi anche musicata, una specie di canzone, scritta da un altro casolano particolare, che era un prete, Salvicola, che era Don Nicola Gonzalvi, che però si firmava Salvicola, che aveva scritto una canzone, e difatti diceva la canzone, vedi, e casa, il paese, bello e chiaro, a Don Mancamani c'è una cosa, qua non sta scritto perché io ho dovuto, come tagliare, ristringere allo spazio disponibile, se no la... Ricordo un particolare, Don Nicola era un tipo strano, diciamo la verità.
quando faceva cantare questa canzone, noi per cosa diceva, noi cantavamo e casa in un paese, no, non ci vuole, non ci vuole, casa e paese, senza l'unno. E sta cominciando questa storia di questo nu. E questo era, che però era bello, perché vede, casa, paese bello e chiaro, tremendo un profumo, un giardiniello nuovo, che sarebbe questo, perciò stava qua, e la pescheria gli sta vicino, sarebbe la pescheria questa. E mi sembra tu una stella dentro a sto cuore me, casa è bella, casa è mia, è bella come poi, anche se semplice, popolare, ma di un significato profondo per chi poi ama un po' queste cose. Ci sono molti che non sono attenti a questi, sì, aspetti, infatti, del vivere, e allora magari dicono pure che è perdita di tempo. Comunque io quando passo qua e leggo questo mi fermo volentieri, perché mi ricorda poi la figura di Salvicola, che era una figura molto emblematica della casola di quel tempo, degli anni 30-40. Siamo davanti all'ex carcere, che sta in via Scalelle, o strada Scalelle, come si chiamava anticamente. Cosa si ricorda di questo? Mi ricorda tanto, mi ricorda la fanciullezza, l'età adulta. Questo era un carcere cosiddetto mandamentale. Mandamentale perché Casoli era capoluogo di mandamento. Cioè prima le province erano organizzate, suddivise poi in certe piccole aree, e il capoluogo era Casoli, di un mandamento che comprendeva i comuni di Altino, Palombaro e Rocca Scalegna, quindi complessivamente per circa 15.000-20.000 abitanti. Questo era quindi il carcere mandamentale, cioè tutti quelli che commettevano dei reati, però dei reati minori, che certo, quelli penali, non gli omicidi, insomma, omicidi, e quelli li portavano direttamente a lanciare. Gli altri invece, dopo le sentenze della pretura, perché a casa c'era la pretura, sempre come capoluogo di mandamento, i carabinieri dalla caserma che stava in via Frentana, no, la vecchia caserma, sì. Non quella nuova, portavano questi detenuti qui ammanettati. Io mi ricordo che eravamo, quando ragazzi stavamo giocando, qualcuno cominciava, ecco lo carcerato, e noi dovevamo per giocare appresso a questi poveri disgraziati. Certi me li ricordo ancora con quelle coppole tipiche dei contadini abruzzesi, certi con le chioci addirittura ai piedi, magari per motivi futili, non so, una lite di confine oppure qualche parola verso le autorità, eccetera, o qualcuno perché ubriaco commetteva qualche reato minore, veniva portato qui alle carceri. Io poi ci sono, conosco le carceri, non perché ci sono stato ospite, perché poi successivamente, quando ultimamente nel 2000 e qualcosa ho fatto l'esperienza di consigliere comunale, qua il carcere era stato dismesso, non svolgeva più la funzione di restrizione di cittadini, quindi era stato dismesso e il comune aveva adoperato i locali come ripostigli, come magazzino. Quindi io avevo preso la chiave qua del portone per recuperare, addirittura trovai degli armadi imballati, nuovi, buttati qui. Ma armadi per cosa? Destinati a cosa? Ma no, destinati a uffici comunali. Agli uffici comunali. Insomma, era diventato un magazzino. Ecco, come era fatto qua? Uno si apre questa porta, trova subito un cancello in ferro, che c'era bisogno di un'altra chiave per aprire quel cancello. Sulla sinistra, quasi in corrispondenza di quel segno che c'è fuori, c'è uno stanzone enorme, insomma, compatibilmente con tutta la struttura del fabbricato, dico enorme, da enorme. Sì, proporzionalmente. E là venivano forse messi in letti a castello, cioè tutti i carcerati, diciamo, minori.
perché poi di fronte c'è una piccola scala che piega così sulla destra L e va al, diciamo, al piano superiore, sì, al, piano superiore. Al primo piano. Al primo piano c'è un disimpegno quasi, dove c'è un lavello, un rubinetto e una stufa, io avevo trovato arrugginita, una stufa economica, quella che si usavano negli anni dei 30, nei primi anni 30. E poi due o tre celle ancora più piccole. Quelle forse erano riservate a quelli che erano, diciamo, reclusi di riguardo. Sì, ho capito. Per così dire. E questo era il carcere. Mi ricordo certi episodi, perché poi questo carcere, fino alla prima guerra mondiale, fino al 40, 42, 43, svolgeva questa funzione proprio. Nel 43 poi, quando ci sono stati gli inglesi qua, gli inglesi hanno adoperato questo carcere per portarci, per custodirci, quelli che commettevano delle infrazioni anche minori di natura, per esempio potrei ricordarle un episodio, ma lo ricordiamo. C'era qua rinchiuso Thomas Till, si chiamava Tommaso Tilli, che era un grosso proprietario terriero, il quale aveva delle tenute a Campomarino, Paglieta, eccetera, quindi produceva molto grano, olio e altri. Questo doveva riportare qui a casa da questi luoghi del grano di contrabbando, che significa, parentesi, cosa significa? Che cosa significa? In quel tempo c'era la cosiddetta annona, che era la tessera, pure detto in parole più povere, cioè chi, ogni famiglia aveva in dotazione un documento dove veniva annotato, con questo documento poteva ritirare certi beni primari, la farina, l'olio, presso i negozianti. Il negoziante staccava un tagliantino e poi questi tagliantini venivano riconsegnati all'ufficio annonario, che stava lì a casa, vicino all'asfalto Borrello, là sopra. Sì. E quelli provvedevano poi a prendere i beni che erano stati messi prima all'ammasso, che quando uno trebbiava, il contadino quando trebbiava, non era padrone di tutto il grano che produceva. Una parte poteva conservarlo per gli usi della famiglia, il resto doveva consegnarlo all'ammasso, si diceva. Questo poi veniva ridistribuito con la tessera a tutti i cittadini. Questo era il sistema. Chiaramente all'italiana quasi nessuno osservava scrupolosamente quei dati, cioè chi, io me lo ricordo pure perché ero giovincello, mio nonno aveva una masseria, vabbè. C'era la guardia comunale che veniva a controllare o un componente dell'ufficio della nonaria che veniva a controllare proprio i sacchi di grano prodotti, però spesso poi a questi bastava fare un regalino, quelli facevano finta di andare al bagno, si allontanavano un po' e in quel frattempo uno prendeva dei sacchi e li nascondeva in qualche posto, perché poi quella alimentava il cosiddetto mercato nero che c'era già allora. Ora, ritornando a noi, chiusa questa parentesi, questo bravissima persona, Tommaso Tilli, doveva riportare questo grano qua e aveva chiamato Michele Bouchard, che noi abbiamo già incontrato, ne abbiamo già parlato, creativo, un tipo punitivo, una persona che faceva di tutto e di niente, insomma. E questo ci aveva un cavallo con l'Utraini, si chiamava in dialetto, era andato là a caricare un carico di grano. Poi, arrivati sotto casa, che aveva fatto? D'accordo con la moglie, si era fatto legare ad un albero e aveva detto, naturalmente, il grano l'aveva portato non so dove, e lui si era fatto legare a un albero dicendo che era stato
assalito da briganti, aveva inventato questa storia, e che qui invece era stata la moglie. Scoperto il tutto, un bugiardo in galera. Però, dice, questo grano di chi era? Era di Tommaso Tilli. Tommaso Tilli perché aveva questo grano? Ah, stava facendo il mercato nero. Allora, Tommaso Tilli, condannato a un mese di carcere, ed è stato qua. Questa povera persona, brava persona, anziano pure. Mi ricordo che c'era un giovanotto che io conoscevo, gli veniva a fare la barba. Lui preoccupato, dice, ma che dice la gente di casa di me? Che devo dire, che sei un delinquente, quello più piangeva. Insomma, era questo era il carcere di quel tempo. Perché poi il custode di questo carcere era un certo Conso Vito. Vito Conso. Anche lui personaggio tipico, che era un fornaio di Lanciano, era venuto qua a fare il fornaio, poi questo forno era andato in malora e aveva sposato Marietta, che aveva una trattoria dove andavano gli ebrei internati. Vicino alla pescheria, là proprio, là. Vicino alla pescheria, non quella sopra. E questo Vito Conso poi faceva il custode qua. Però era un custode all'acqua di rosa, specialmente quando c'era l'occupazione degli inglesi, cioè tra il 43 e il 44, in quel periodo là. Insomma, qua non è che c'erano proprio delinquenti, come dire, assassini, cose di questo genere. Era tutta gente che aveva risposto al Tewi Major, che aveva fatto... Non colpevoli di reati gravi, piccola sciocchezza. Allora lui... Conso andava la mattina, perché doveva cucinare a tutti, no? Doveva andare a fare la spesa, prendeva un canestro, l'ustare tipico nostro, si portava dietro uno dei detenuti, facevano la spesa, veniva qua, mangiavano, insomma, e andavano avanti. Era una detenzione molto anacquata, molto all'acqua, perché qua c'è un altro episodio, quello che accompagnava sempre... Era Raffaele Talone, stava sotto le armi, però quando è stato l'armistizio lui si trovava in Sardegna, quindi non era stato catturato dai tedeschi e portato in Germania come gli altri. Lui era riuscito poi a ritornare dalla Sardegna in Calabria, in Sicilia, insomma sotto, e tornava dietro i soldati, l'ottava armata che avanzava. Quando era arrivato a casa, questo sembra storia, ma è vero questo che sto dicendo. Sulla salita di San Salvatore, gli inglesi avevano messo in certi punti, sulla salita di San Salvatore, alla via del Borgo Garibaldi, eccetera, avevano messo delle sentinelle, ma insomma è troppo, dei giovani casolani, avevano messo un military police civile, cioè polizia civile, con una fascia qua al braccio, e questi con un moschetto arrugginito. Non ricordo alcuni che facevano questo lavoro, li pagavano, dovevano individuare tutti quelli che entravano a casa, il perché, eccetera. Questo Raffaele tornava proprio a piedi. Peppe Di Mecolo, quello che abbiamo chiamato altre volte, dice tu. Dice, come stai? Come non stai? Sì, perché si conoscevano, abitavano quasi vicini. Dice, ma tu no, adesso devi andare al castello per l'identificazione. Ma quale identificazione? Ma vado a casa, fammi andare a casa, non mi conosci, che mi devi identificare? No, bisogna assolutamente fare l'identificazione. L'hanno portato al comando inglese, eccetera. Il comando inglese ha detto, tu da dove vieni? Fai il militare, sono stato... No, allora sei disertore. Disertore condannato a 2 mesi di carcere e portato qui. Questo, stando qua, aveva visto una ragazza che abitava là, una bella ragazza, sarebbe la mamma di questo poi, di questi Talone, eccetera, che conosci sicuramente tu, Sergina si chiamava. Questo, guardando la ragazza sotto, insomma, si sono innamorati e si sono sposati. Tanto che, mi diceva una volta uno, è vero, io l'ho scritto pure, mi sembra, che quando hanno detto adesso sei libero, finita la detenzione, te ne puoi andare, cioè, che
questo Raffaele si chiama, ha detto a Vito, sì, fammi stare un altro posto, perché io ti aiuto qua, dice no, tu non vuoi aiutare me, tu vuoi guardare Sergino, fuori di qua. Ah, è stato cacciato dalle carceri, perché invece lui, poi si sono sposati, hanno avuto dei figli. La figlia ha avuto altri figli, non ci sono i nipoti. Questo era il carcere che poi ha finito di svolgere la sua funzione verso gli anni 50, subito dopo, perché naturalmente non c'è stata più la suddivisione del territorio in mandamenti, no? Il mandamento è stato annullato, quindi è così. Casoli ha perso pure anche altri uffici con il mandamento, perché il mandamento prevedeva la pretura, prevedeva l'ufficio delle imposte, l'ufficio del registro, per esempio l'ufficio delle, che prima le tasse, per esempio, mica si pagavano così, flat tax, queste belle cose, niente, si parlava, c'era il direttore, il responsabile dell'ufficio delle imposte, che chiamava per esempio tutti i commercianti e che poi facevano un concordato, si mettevano d'accordo, tu quello delle imposte dice tu guadagni tanto, allora tu tanto devi pagare tot, quello dice no, ma veramente io non guadagno tanto, ma no, ecco qua le ricevute, insomma si faceva una trattativa tra il direttore dell'ufficio delle imposte e i diversi cittadini, come si faceva lo stesso per al comune, le tasse comunali, non è come adesso, già Tari, TOF, tutte queste belle cose. Tutto, no, c'era una commissione con tre o quattro sindaco e tre o quattro consiglieri, chiamavano i diversi cittadini, tu devi pagare tot. No, perché io, ma no, così, cioè, potrei raccontarti altri curiosi, ma. Il tempo è tiranno, basta così? Sì. Allora, siamo arrivati a Via Castello, sotto al castello, e vogliamo concludere questa passeggiata con qualche notizia storica. Veramente è stato già scritto tutto sull'origine di Casoli, sull'origine qua della torre, del castello, ci sono delle pubblicazioni molto documentate, molto serie, mi piace ricordare per esempio la trilogia di Nicola Fiorentino, di Vincenzo Rossetti, i libri e articoli scritti da Antonello Masciantonio, che era uno degli eredi del castello, quindi c'è poco da aggiungere. A me preme un po' solamente forse ricapitolare un po' le origini di Casoli, perché si chiama Casoli? Secondo gli studi fatti da questi autorevoli ricercatori e anche da altri, Casoli deriva dal latino casule, cioè piccole case, perché molto probabilmente dopo le invasioni barbariche, la fine degli invasioni barbariche, parliamo del VII, l'VIII secolo dopo Cristo naturalmente, gli abitanti di Cluvie, che era un villaggio qui sulla piana della Roma, si erano spostati per proteggersi verso questa collina e si erano fermati, molto probabilmente come ormai è accertato, vicino alla chiesetta che esiste ancora, Sant'Agostino. Da lì poi si sono saliti qui su questa collina, che a quel tempo, cioè a cavallo degli anni 1000, qua non c'era, secondo tutte le ricerche storiche fatte, non c'erano abitazioni, c'erano forse solo delle non casupole, dei ricoveri di persone dedite ai carbonari, cose di questo genere. Poi successivamente, dopo l'anno 1000, forse verso 1200, il padrone feudale
aveva fatto costruire questa torre prima, che era una torre di avvistamento, di difesa, cioè per controllare un po' tutto il territorio circostante. Poi solo dopo, a fianco alla torre, aveva fatto costruire una sua abitazione o l'abitazione di un suo vassallo, insomma di qualcuno che provvedeva alla riscossione dei tributi feudali. E attorno proprio a questa costruzione, attorno alla torre, a questo castello, sono sorte le prime case, quelle che noi vediamo qui. Tant'è vero che la prima piazza di casa è quella che sta poco sotto, perché Largo del Tempio, perché c'era solo una prima fila di case, cioè, che circondavano un po' tutta la collina qua. Poi Casoli si è sviluppato per cerchi concentrici, o circonferenze, insomma, meglio dire forse, che con raggi sempre più ampi, e ci sono state diverse epoche, diverse negli anni, fino ad arrivare nel 1400-500, c'erano delle porte, come abbiamo visto, erano tre porte che cingevano tutto proprio, questi cerchi cingevano tutto l'agglomerato di casa. Poi successivamente c'è stato un ulteriore sviluppo abitativo. Lo sviluppo è avvenuto secondo tre direttive. Una sul quella che adesso è Corso Vittorio Emanuele, Corso Umberto, fino ad arrivare a Santa Reparata. Un'altra direttiva secondaria, secondo me, è quella che porta al sobborgo aventino, cioè alla taverna. Sì. Poi vi dirò perché si chiama taverna. E un'altra direttiva è quella che porta verso la Fontana della Roma, cioè via del Colle, la zona del Colle. Tant'è vero che noi in dialetto diciamo o la taverna, chiamiamo questi due sobborghi, o quello sobborgo del Colle, Vitru Colle. Queste erano. Sobborgo Garibaldi. Sobborgo Garibaldi, sarebbe adesso detto con termini, sì. Adesso Sobborgo Garibaldi, se no era Vitru Colle. Questo è lo sviluppo. Naturalmente adesso guardando si vede, oltre questo, io sto parlando qua negli anni 40-50, sì. Massimo. Dopo gli anni 50, dopo guerra, con la ricostruzione e l'ampliamento che è stato un fatto eclatante, anche tumultuoso, no? Senza però progettazioni già definite, precise, eccetera, per cui c'è stato uno sviluppo, come si vede, a macchie, sono tutte quelle costruzioni, sono state aggredite delle colline, la collina là del Colle Marchionne, insomma, prima, poi le altre, basta guardare attorno qua, prima non c'era niente, c'erano solo queste case che ho detto prima, lungo il corso. La piazza del Popolo in giù fino a Santa Reparata. A Santa Reparata addirittura giù, dopo la chiesa non c'era nessuna costruzione, non c'era assolutamente niente. È sintomatico il nome del sobborgo aventino, la taverna. Perché si chiama la taverna? Perché prima di questo periodo di cui stiamo parlando, cioè fino al 1400, però, la via che attraversava Casoli era quella che da Piana delle Vigne, da Piana sotto, da Lanciano praticamente, sì. Era una via che la via Montaniera, quella che noi adesso per noi è via Montaniera, passava qua, passava davanti a Santa Reparata e continuava su per andare verso la montagna. Ora su queste strade, come succede con le moderne autostrade, era necessario dei punti di sosta, sì, sì. Dei punti di ristoro, e invece dei motel attuali facevano delle
dei luoghi, un po' come delle cantine, dove uno si poteva fermare, rifocillarsi, prendere qualcosa da mangiare, da bere, eccetera. E erano le taverne, ecco perché questa si chiama taverna. Un'altra taverna dopo di questa l'hanno fatta giù alla Guarenne. Tant'è vero che chi parla Taverna Nuova si chiama Taverna Nuova, cioè una taverna, un'altra taverna nuova rispetto a quella che già stava qua. Quindi questa è la sommariamente tutta la storia di casa. Poi negli anni del dopoguerra c'è stata questa esplosione residenziale, abitativa, che ha portato a questo caos, secondo me, perché è tutto, basta guardare. Prima, per esempio, lungo via Frentana, da qua si vede via Frentana, no? Prima, sì. Da via Frentana c'era il palazzo di Florio, dietro il palazzo scolastico là, tipo quello che è saltato in aria il 14 novembre del 43. Poi c'era la Mascalgia Talone, sì. E poi nient'altro. Fino al campo sportivo non c'era nessuna abitazione, nessun edificio. Da quest'altra parte c'era quello di Travaglini, l'ex caserma dei Carabinieri, poi alla curva, dello Storto ci sta Dellosa, e prima di Dellosa ci sta quell'edificio che c'ha davanti come un portichetto di Candeloro. Queste si vede per andare al campo sportivo, non c'era. Poi c'è stata questa, e poi queste poi casole adesso attualmente. E purtroppo basta guardare attorno, si sta tutto inselvatichendo, cioè sta diventando tutto un bosco, perché non tutti i terreni vengono curati, non vengono arati, non vengono coltivati, e quindi stiamo andando avanti verso, basta guardare questa zona qua, questa cosiddetta dell'Unite dei Corvi, no? Sì. Per in fondo. E le Varlotte, in dialetto, e Barilotti, in italiano, insomma, vedete queste punte, lo Sciappare sarebbe quella punta lì sopra, è diventato tutto un bosco. Prima invece erano tutti terreni coltivati e quindi era praticamente praticabile. Io quando ero ragazzo andavo là alla Unite dei Corvi, no? Insieme ad altri, a prendere le inibbie. Erano certe non so come definirle, certi alberelli bassi che noi poi usavamo alla Concezione per farci i fuochi della Concezione alla Madonna, in mezzo a casa li facevamo a gara tra lo Quartamonte e lo Quartaballa, chi accendeva il fuoco più grande. Questi alberi dovevamo procurarceli andando all'Unite del Cuore. Ho scritto pure un racconto, poi te lo faccio leggere. Per me è bello, però non me l'hanno mai voluto pubblicare, perché alla fine di questo c'è un... Ma allora l'abbiamo fatto noi ragazzi, non ci meravigliamo, una misurazione, facevamo allora a gara chi ce l'aveva più lungo, eccetera, da ragazzi, e quindi c'era questa descritta, questa gara. E non hanno mai ricevuto la cosa, l'hanno censurato, insomma. Censurato. Quindi, però, questo è casa. Io, e ti devo dire, io sono nato a casa, ho vissuto a casa, eccetto le parentesi dei collegi, università, eccetera. Sì. Quindi sono stato sempre qua. E certe volte dico purtroppo, certe volte dico per fortuna, facendo il bilancio finale. Perché? Per fortuna, perché quando vengo qua, spesso ci vengo, no? E guardo il tutto, sento un piacere dentro di me, sento qualcosa che mi porta a dire di essere legato a questo ambiente, alla gente, agli usi, ai costumi, al dialetto, insomma, rappresenta la mia vita, Casoli.